la ricostruzione della prima persona plurale, del noi saremo, deve avere queste caratteristiche, deve essere anzitutto ibridante, cioè deve essere porosa rispetto alla diversità radicale. Cioè questi spazi devono essere spazi che non segmentano per omofilia, spazi belli, spazi diciamo che sono veramente generativi di un futuro diverso, sono spazi che mettono insieme la diversità radicale. Tu fai riferimento ai bisogni, ai senza voce, quelli che si chiamano i silenti. Ma questo riconoscimento, apprezzamento, considerazione degli ultimi, senza voce, sì. Cosa cambia? Tutto, cioè uno spazio che abilita la voce di chi non ha voce è uno spazio che dà voce a bisogni che non hanno, che non si sente. Ma quali presupposti sono necessari per arrivare a riconoscere il senza voce? Il primo presupposto è che questa operazione di riconoscimento è un'operazione di riconoscimento in cui tu cambi tu, cioè non è paternalismo, vieni, ti faccio uno spazietto. È quello che Onnet chiama un riconoscimento simmetrico, cioè non sono io ti laureo, ti faccio simile a me, ti dichiaro dottore in... No? Ti faccio simile a me dentro dentro un ordine istituzionale. Io non cambio quando ti laureo. Il riconoscimento invece reciproco è un riconoscimento dove chi riconosce viene anche riconosciuto e in questa operazione cambia. Quindi sono spazi, si dice, eterarchici, una parola strana, molto bella, però è l'eterarchia, il governo dell'altro, il governo di un'altra convenzione di qualità, metrica del valore, modo di dare what is worth. Dare valore alle cose. Allora, gli spazi eterarchici sono spazi dissonanti che ti incasinano, cioè quando sei in questi spazi perdi i riferimenti, ma nel perderli poi li ritrovi. Quindi è questo riconoscimento qui che fa la differenza, il riconoscimento in cui tu ti metti a repentaglio, no? Noi lo diciamo sempre, Fabrizio Barca dice sempre, mettersi a repentaglio, se rimani rigido e vuoi imporre, ti regalo il mio schema, dici sì va bene, però è filantropia. Invece no, ti devi mettere a repentaglio e alla fine ricostituisci una comune sfera di cittadinanza, ecco, che prima non c'era. Però sposta qualcosa a livello politico. Ecco, però appunto, però tutto questo, che è una roba bellissima, non sposta niente a livello politico. Quindi uno può dire, di fronte a questa roba qui, dice vabbè, tanto guardate, la politica è andata. Io non credo che sia non credo sia la strada giusta. Una domanda che volevo fare. Ma quando noi stiamo parlando di comunità, stiamo parlando come... comunità come qualcosa che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, o è un progetto futuro, un modello per un nuovo funzionamento della società futuro? Ne stiamo parlando come un modello per un futuro possibile, che non esiste ancora. Ma allora, su questo io direi due cose. Una, la prima è che si tratta di comunità performative, cioè di comunità dove l'appartenenza è data dal fare. Quindi non delle comunità scritte dove tu appartieni perché parli patois e tu appartieni perché sei nata lì. Appartieni in quanto ti metti in gioco, ti metti a repentaglio nel fare qualcosa insieme agli altri, cioè nel realizzare una promessa di futuro. Anche questo ha i suoi problemi, perché c'è chi non vuole fare niente, no, dopo, lasciamo un attimo da parte. Comunque sono comunità ibride, cioè aperte alla diversità, basate sulla performatività. E quindi sono anche comunità, questa è la cosa che volevo dire da un po', che in qualche modo devono soddisfare il desiderio. Cioè ci mettiamo tutti da una parte, diciamo così, no? Dobbiamo imparare a fare i conti col desiderio individuale, cioè sul fatto che le persone quando fanno delle cose devono stare bene, cioè non deve essere una roba triste, pallosa, dove poi dietro c'è un retroscena, no? Deve essere una cosa, quando le persone agiscono in funzione del noi, in vista di un futuro più giusto, si divertono, stanno bene e sentono arrivato un desiderio individuale. Cioè noi dobbiamo riuscire a ricostruire una dimensione, diciamo così, collettiva, dove le persone si sentono realizzate e stanno bene, si divertono e sono felici. Cioè dobbiamo ricostruire le condizioni di quella che Hirschman chiamava la felicità pubblica. Io frequento per esempio una comunità energetica in Abruzzo, a Gagliano a Terno, ci ho fatto anche un docufilm, Valle Subequana, tra l'Abruzzo e la Marsica, un paese nella zona del cratere che ha ricominciato a ripopolarsi intorno alla gestione collettiva dell'energia. Ragazzi, ma lì è una figata pazzesca, cioè, lì si sta benissimo, cioè bene, allora si sta benissimo d'estate, poi d'inverno non lo so, d'inverno continuano a viverci, ragazzi, ci stanno lì, ci sono le persone, ragazzi giovani che si sono trasferiti, vivono lì tutto l'anno, poi la vita d'inverno
Dico, ma noi andiamo a cena, uno a casa dell'altro, le case sono sempre aperte, no? C'è una piccola comunità, fanno delle robe di livello elevatissimo, è un sistema sociotecnico, cioè stiamo parlando di pannelli solari, c'è un modello di business, dobbiamo fare conti, dobbiamo imparare anche a fare questa roba qua. Cioè dobbiamo tradurre le nostre idee in... La GKN è un modello di business, non è speculazione, sono attori prometeici, attori che prendono la scintilla dal sole e la portano all'uomo, vogliono lasciare l'impronta nel reale. Questa cosa, si deve ragionare sugli effetti. Qual è il modello, l'architettura, l'infrastruttura che genera un effetto, un delta, un più, un qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Quindi meno speculazione su il modello ideale di società e più capacità di generare degli effetti, avendo in mente degli orizzonti ma che sono aperti e quindi più apertura a quello che si chiama lo sperimentalismo democratico, leggere più Dewey e Peirce che magari Kant, no? Quindi la filosofia del funzionamento della democrazia, il pragmatismo, creare, diciamo così, applicativi sociotecnici che generano degli effetti. E che lo fanno in vista certamente se vogliamo, di un valore, ma è soprattutto la costruzione delle condizioni dell'azione che conta. L'azione è un miracolo, cioè questa roba qua di stasera è una specie di miracolo, no? Dici, sono cose miracolose che capitano, no? Capite, no? Cioè la casa aperta, il cibo, la testa, è un miracolo questa roba qua. Allora, la costruzione delle condizioni dell'azione capaci di generare degli effetti collettivi è cruciale. E non è che prima, qualunque cosa fosse questo prima, si lavorava per cambiare il sistema. Intanto si stava insieme, si facevano del... cioè, era anche lì, c'era quella dimensione. La differenza, e questa sì, è una differenza, e quindi è inutile mentirsi, è che c'era un'ideologia, che un discorso che strutturava la capo a fondo. L'ideologia, lo dico in senso neutro, sì. C'era un discorso ideologico che da A alla Z strutturava la classe, incarna la storia, il fine della storia, la classe, le eliti, io sono più leninista, sono più trotskista, ma questa roba non c'è più. E quindi dobbiamo creare le condizioni dell'azione in assenza di un'ideologia. Quindi il punto è, diciamo così, la condivisione anche simbolica, quindi ideologica, arriva poi a valle dell'agire. Quindi non è che noi ci mettiamo d'accordo e allora quando siamo d'accordo condividiamo la dottrina, allora agiamo. Agiamo e quindi troviamo l'accordo. L'altra cosa che è importante da dire è perché manca. È importante perché manca. Cioè manca la capacità di creare legami trasversali, obliqui, tra mondi dotati di potere e mondi che potere non ce l'hanno. Questa roba qui è importante e questa è soprattutto una responsabilità di chi ha un po' di potere, chi ha un po' di status dentro i suoi mondi, università, professioni, industria. Noi manchiamo tanto di questa cosa. Noi, dico, sto parlando dell'Italia, anche di Torino, manca tanto sta roba qua, manca tanto la capacità di chi ha un po' di multiappartenenza, di chi ha una gamba nei luoghi del potere e del denaro e una gamba fuori da lì, di fare da broker. Ci sono eccezioni, il forum Santo Fabrizio è un po' quella roba lì, Fabrizio ha fatto un po' questo lavoro, lui ha costruito questo aggeggio che è il forum usando il suo capitale politico per portare risorse, certo. E costruendo gruppi, però, reti, ecco. Quello un po' bisogna farlo, tutti nel nostro piccolo possiamo fare. Torniamo alla GKN. La GKN è stato un caso interessante perché, come dicevo, ha lavorato col Sant'Anna, quindi i più grandi economisti italiani, il collettivo dei giuristi democratici, giornalisti, intellettuali, persone, hanno piano piano questa roba, dice, alla fine dice, vabbè, allora andiamo... Ma andiamo quante persone qua dentro conosco la GKN? Ah, non lo so. Io? No, vabbè, ma perché arrivo da, no, da quel mondo. Quanti? Lì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 su. Sì, ma noi siamo. L'ho detto, noi siamo simili. Se tu vai in giro per la città, ma non mai chiedere. Ma no, non ce n'è. Non... Cioè, se fossimo a quel punto lì, non saremmo. Certo. Capito? No? Se avessimo quel tipo di esempi, dice, come diceva un mio collega Charles Able, dice, siamo così messi così male che ci vorrebbe una rivoluzione, ma la rivoluzione la può fare solo un centro onnisciente, ma se questo centro onnisciente esistesse non avremmo bisogno.
È un po' così, un po' ha ragione, è un bel esempio, è un bel modo di però paradossale. Ma è secondo me la forza bella, non è tanto il piano industriale, che è una cosa pragmatica, giusta, cioè, ne capisco l'importanza e anche il valore da un punto di vista pratico per le loro vite, ovviamente, per il futuro proprio delle persone coinvolte direttamente, quindi grandissimo rispetto. Però pure perché sono riusciti ad andare oltre. Sì. E quella è la cosa magica. Hanno fatto l'incontro con i Fridays, capito? Cioè, hanno... Infatti loro, se ci fu... Io non dispero che possano diventare magari il fulcro su cui costruire qualcosa. Io invece ce la vedo esattamente al contrario. Tanti movimenti sono riusciti a creare collegamenti e ponti tra i movimenti. Invece l'unica cosa che veramente fa la differenza rispetto agli altri, GKN, è riuscito a creare un piano industriale. Questo invece è un po' quello che potrebbe fare la differenza, perché sono l'unico movimento che è riuscito a creare un modello, cioè che propone un modello di business. Questo è interessante, no? Perché dice, uno degli elementi di questi assemblaggi mobilitanti in grado di generare effetti deve essere un rapporto nuovo tra tecnica e politica, tra saperi tecnici e politica. Questo qui è quello che ti spacca.